ragazzi, chi fa l'esercizio alla lavagna che avevamo stabilito ieri, che avevamo assegnato per oggi? Io! Ok, vieni tu e poi chiamiamo Stella. Oh no, io non ho ripassato. Non sono cavoli miei. Sì, tanto a te che cavolo te ne frega. Che bello! Allora, qual era l'esercizio di ieri? Pagina 118 fino a 119. Io ho fatto fino a 124 perché sono. Ho capito, ti sei esercitata tanto. Già. E ho finito. Bravissimo. Ecco qua come andava fatto l'esercizio. Wow. Bene. Stella, ora tocca a te. Io non ho studiato. Bene, mia cara. È 4. Grazie. Io di solito prendo sempre 2. Buongiorno ragazzi. Oggi iniziamo un nuovo argomento. Quindi prendete il libro di scienze e facciamo le ossa. Yay! Sì, che bello le ossa. Che schifo. Immagino avrai studiato, vero? No, non ho studiato. Bene, è 4. Oggi interroghiamo. Violetta! Sì, oggi interroghiamo Violetta. Sì, prof, io ho studiato, ma. Ma? Ecco. Su, dai, non essere timida, sono sicuro che prenderei un bel 9, anzi, forse anche il massimo. Posso interrogare io? No, tu già hai già 4 voti, quindi mi dispiace, cara. La prossima volta, ok? Ok, prof. Sono troppo timida, non voglio. Ok, non ti preoccupare, tanto hai tutti 9-8. Ok, allora qualcun altro. Perché questa cattedra si sposta? Ecco. È 4. Perché si sposta? Sei una stupida cattedra. Allora, ragazzi, fatemi il riassunto di letteratura da pagina 115 a 116. Sì, che bello! Che c'è? Hai visto la nuova alunna? Chi? Quella con gli occhiali? Sì, quanto è brutta con quegli occhiali. Cioè, non le stanno per niente bene. Già, a dire la verità, infatti. Ehi, non è vero! Scusa, e tu come hai fatto a sentire? Quattro occhi. Ehi, non mi chiamare più così. Basta, ragazzi, fate riassunto. Altrimenti metto la nota a tutta la classe. Occhialona. Non è vero. Io non ci vedo. Sei cieca allora? E su, basta, Stella, non la insultare più, poveretta. Se tu avessi gli occhiali, ci pensi? Sì, non succederà mai. Io gli occhiali li uso solo per fare la moda e solo per essere fashion. Quindi, ragazzi, silenzio e fate. Matematica, eh sì, geometria, pagina 114. Imparate la regola, anzi, scrivetevela subito e imparatevela a memoria. Prof, prof, Prof! cosa vuoi, Esther? Posso andare in bagno? No, prima imparati la regola e scrivitela. E fai esercizi anche, che tu non l'hai fatto. Per favore. Per favore, per favore, per favore. No, Esther. Fai prima i compiti e poi dici ma. Per favore, prof, per favore. Posso andare in bagno? No, Esther. Per favore, prof, la prometto che farò l'esercizio alla lavagna. Posso andare in bagno? Vai! Evviva, evviva, posso andare in bagno. Ha detto vai e torna subito. Ok. Prof, posso andare in bagno? No!